Quest'anno sono 30 anni che faccio il cantautore, anzi il cantastorie. 30 anni di vita, canzoni, viaggi, persone, storie, appunto. E ogni sera durante le date di questi concerti qui sul palco dell'Auditorium Parco della Musica Ennio Morricone di Roma incontro persone, amici, colleghi che per un motivo o per l'altro per me sono state o sono importanti. Io sono Daniele Silvestri e questa è Le cose che abbiamo in comune, un video podcast targato Fandango Live. Signore e signori, Valerio Mastandrea. E mi sono tenuto, eh. Comunque, la violenza di ricordare i propri 30 anni di carriera, chiamando qua gente a rivedere i propri 30 anni, è unica. E che devo soffisserlo io? Sì. Aspetta però. Scusa, io non ho sentito niente, dov'ero qua? Qui eri a Cannes, lo dicevano. Quella ma io che... non sento niente, da qua, tu che cosa hai, c'hai le cose nell'orecchio. Non te l'hanno aperta quella? Adesso sì, prima no. Prima no. Ah, ero a Cannes. Non hai sentito nulla? No, a parte ho sentito... Spegnetegliela di nuovo, così per scherzo. No, ricordavo soltanto il giacchetto nero, solo quello me lo ricordavo, il resto proprio è come se fossi uscito ieri dal coma, diciamo. C'era veramente... sì, e mi hanno fatto vedere sta roba e sono rimasto... State fermo. Questo è un format, è un podcast che ha un titolo geniale. Sì. Ci sono signori autori che ci hanno lavorato e anche una sigla meravigliosa, vorrei tu apprezzassi, grazie. Bella. La poia? Bella, no. Sì, non volevamo cercare... Gazzai quando l'ha sentita ha detto raccapricciante. Sì. Volevo sapere da chi è partita, cioè chi è stato il... Chi è stato proprio io, ma lo scopo era, credo, anche raggiunto in pieno, sì. Quello di far capire all'ospite che da lì in poi qualsiasi cosa è comunque meglio. Sì, certo. Vabbè. Sicuramente di quello che c'è stato prima sarà meglio, ecco, visto proprio il disagio che hanno provato su questo palco di cui siete tutti testimoni. Noi c'eravamo, lo possiamo dire, quella sera che Silvestri cambiava chitarre, gli si rompeva tutto, noi c'eravamo. E spero che si sia conclusa qui la serata. No, non credo. Vabbè, ma è bello quando succede qualcosa diverso. Sì. Tu lo so che non sei tanto d'accordo, mi sa, però poi invece è così. Cioè, cosa? Penso che l'hai sperimentato. Che quando ci sono gli imprevisti. Sì, è meglio, dici. Un pochino sì, cioè ti tengono vivo. Certo, sì. Comunque ho seguito la prima parte dello spettacolo. L'hai seguito? Certo, sì. Ho seguito te e altri che, insomma, che agivano davanti a me. Però dico, insomma, hai scritto tanto, perché tu... te ne eri accorto. No, perché tu in fondo hai sempre voluto fare l'attore, Daniele, lo possiamo dire davanti a questa platea. Ma di non è vero. Ma te lo dico io. No, se mi dicevi hai voluto fare regista... Hai voluto fare l'autore, magari ti dicevo di sì, per fortuna non l'ho fatto. Perché c'è l'attore, l'attore, a parte che noi abbiamo fatto una cosa, ti ricordi? A cazzo, Barbara! Non l'hai messa. Vabbè. Non l'ho messa. Che poi la cosa più figa di tutte, forse. Senza è una troppa roba. Fammi dire una cosa importante, se no cominciamo così, c'è un podcast, la gente mette pausa poi ti risponde al telefono e fa come gli pare. E quella fu, diciamo, un'interpretazione magistrale del maestro... Senza quinta, cioè io e Giallini non eravamo di quinta perché sarebbe stato impossibile, credo, no? Sì. Non ridere entrambi. Però il grosso paradosso, dico, che tanti attori sarebbero voluti essere musicisti e molti musicisti sarebbero voluti essere attori. Adesso questo non era il tema della serata, però mi è venuta così e volevo intristirti come tu mi hai intristito facendomi vedere la mia vita, come se dovessi morire tra qualche minuto. Cosa peraltro probabile, almeno possibile. Sì, sì. Dunque, ogni tanto quando ci sono gli ospiti, io faccio, a volte vediamo dei filmati, a volte invece per capire o svelare o cercare di far indovinare, metto delle immagini che più o meno rappresentano le cose che ho in comune io con quell'ospite. Anche su questo, nel tuo caso, erano talmente tante che non ci sono riuscito, però l'avevamo iniziato ed era
guardala un attimo, tanto quelli che seguono il podcast ovviamente... Io non voglio dare le spalle al pubblico, mi dà infatti, molto fastidio. Siccome basta metà, ma c'è ragione. È così, mi viene la cervicale però, quindi... Capito, se c'è l'età... Beh... Perché diciamo, sto ragazzo c'ha... Quanti anni c'hai meno di me? 4? Non lo so, sono del 72 io. Eh sì, ce n'hai 4 meno di me, ma non si direbbe. Comunque, guarda... Cioè, scusa, tu sei del 60? 68. Ah no? Ammazza. Allora, eccoci qua, ci sono tutte. Che dobbiamo fare adesso? No, niente, però sono... Dobbiamo vendere le fotografie, c'è una riffa. Sono un facile spunto. Allora... Io comincerei, diciamo, forse dalla seconda. Comunque sarebbe stato interessante, chiedo scusa, avere il monitor per il pubblico e un monitorino per noi davanti, perché sennò qua no, veramente... Ho capito. Che hai capito? Rompe i coglioni pure sulla produzione. Allora... Io partirei la seconda, vuoi... la seconda, eccola qua. In realtà è una cosa in comune, anche se ni, perché come ci sono arrivato io a Garbatella, tu te ne sei andato. Questo è l'Largo delle Sette Chiese un po' di tempo fa. La riconosci? Ammazza, sì, sì, ho capito da dove, però. Sì, sì, ho capito. È beh, casa tua, diciamo, è là a sinistra. È lì a sinistra. A salire. Casa dove de mamma, adesso, adesso è de mamma. De mamma, sì. Sì. Madonna, ma dove l'hai presa questa? Bella. Ma non è che ci abbiamo messo tanto a trovare. Questa è anni 60, mi sa. Beh, calcolando sì, le mani, forse pure prima, poco prima. Che sì, dici, un 59, Daniele? Un aprile 59, eh? Guarda un po' come era vestita la gente. Sì, sì, questa è primavera. È primavera, dai. Vabbè, te Garbatella ci sei cresciuto, ci sei nato, no? Sì, sì, ci sono nato. Quindi quando era... Ci sono nato, poi ho vissuto là vicino, poi sono, diciamo, ho girato un po' e poi sono tornato. Sì, ma il quadrante è rimasto più o meno sempre quello. Beh, no, diciamo no. Io quando ho girato da piccolo ho girato pure parecchio lontano. Tipo? Beh, sono arrivato su a Grotta Rossa, l'avresti mai nord. Detto, Estremo Nord, e andavo a scuola a Trastevere. Sì, questo vabbè, Trastevere. Con la 500 di mamma, senza cinture e con mamma che fumava dentro la macchina. Certo. Cioè, mo, a parte la retorica del noi generazione analogica che ha visto cambiare, pensavo prima mentre raccontavi di te, no? Per farci sentire il peso dell'età che passa. Pensavo che invece di dirti questa cosa, dopo ti avrei detto che comunque noi cioè, abbiamo visto cambiare veramente, in 30 anni le cose cambiano sempre, certo. Ma noi molto velocemente. Per esempio quei filmati del matrimonio tuo, non c'erano i smartphone, per esempio, no? Madonna. Mi sa. No, il matrimonio ci stava. Ma forse ce l'avevi te perché già ci avevi i soldi? No, ci stava, dai, 2012 è quello. Tu forse avevi lo sponsor, comunque non volevo adesso andare... No, però ancora non vivevamo avendoli forse in mano, però comunque ci stavamo però vicini, tutti i video con i Nokia, che ho capito, vabbè, adesso non volevo fare pubblicità, però vabbè, era un pensiero mio che potevo portarmi a casa. Andiamo a vedere un'altra diapositiva. No, perché mi stava a piacere. Ma no, poi se intristimo, dammi retta. Ma no, non è vero, il modo in cui cambia... Cioè, la Garbatella è un esempio abbastanza chiaro di come in 30 anni è cambiata tanto, poi è diventata un posticino quasi raffinato. E infatti io non ci vivo più. E forse le due cose, e una ci spiega vivi l'altra. Tu? Facciamoci una domanda, diciamo. Cioè, vestiti così tu saresti quello raffinato, io no, capito? Capito quanto poi il luogo comune, no? Ma la so cercata questa. Sì, ma io ho l'impressione che stasera te le cercherai tutte. Sì, poi c'è un sacco no, di visto appunti. Per quanto mi hai tormentato per venire qua, no? Allora io sono venuto con un bagaglio di vendetta molto forte, diciamo. Però tormentato, cioè è un po' bastarda come cosa. No. In realtà no. Forse di più, sì. Perché ti ho rotto i coglioni pure più sì. Da morire. Però devi anche dire che... Quando abbiamo deciso di fare questo spettacolo, quindi alcuni mesi fa, tu sei il primo a cui ho detto farò questa cosa, ci saranno degli ospiti, racconterò, decidi tu una data. Tu voglio che fermi la prima data e poi tutte le altre le vedo. Sto bastardo non me l'ha data mai, l'ho continuato a chiamare in continuazione, a scrivergli, sì. Non mi rispondeva proprio. No. Rispondeva solo se scrivevo di altro. Non perché non avevo nulla da fare, diciamo, ecco, perché comunque ho detto ma non posso venire quando me va. E lui dice no. Vabbè, allora ho capito che c'era un disegno dietro che poi purtroppo visti i danni di stasera non avete potuto, di cui non ho potuto usufruire. Là c'è il mio papà. Bello. Che in fondo è un po' il motivo per cui ci siamo conosciuti. Sì. Sì. Insieme all'altro signore che si è visto sia lì nell'immagine che in quel filmato
Forse per te era accavricciante, a me invece mi intenerisce da morire. Io no. Tu al Costanzo io Show continuo, No, diciamo che non riesco a guardarlo, diciamo. Ma per una forma di pudore, mica per vergogna, cioè una cosa di sì, innocenza, che ne so, insomma, cose molto autentiche comunque, non, cioè sentimenti non... Tu ti ricordi, intanto vabbè, che anno era? 91? Era l'8 novembre del 91, no, me lo ricordo perché... Come l'8 novembre? Ti ricordi la data? È perché il giorno dopo c'avevo il mio primo esame all'università. Tu immagina che carico di tensione ci potevo avere io ad andare lì senza sapere che cosa sarebbe successo, però avendo studiato fino alla mattina, perché il giorno dopo avevo il mio primo esame. E la sensazione, mo questa mi ha fatto venire in mente una cosa che non ho mai detto, forse perché, anche perché non è interessante, però, che la mattina del 9 io feci un'università, feci un esame di storia del mezzogiorno, nonostante avessi preso l'indirizzo, io facevo lingue, anche se può sembrare un paradosso, e avevo la sensazione di essere osservato per strada, perché la sera prima ero andato in televisione, no? E quindi mi sentivo guardato, magari non mi si filava nessuno. Beh, all'epoca guardava veramente mezza Italia. Sì, però mi sentivo osservato, c'era come se avessi una... fosse stato il primo grado, io non sapevo lì che avrei fatto quello che ho fatto fino ad oggi, e... però è come se lì avessi, per la prima volta inconsciamente mi sono permesso di pensare non sono più anonimo, anche per i corridoi dell'università, capito, questa roba qua, cosa che poi mi ha fatto soffrire tanto per i primi 10 anni di lavoro, perché comunque essere riconosciuti, insomma, era una cosa devastante anche da un punto di vista epidermico, sudavo immediatamente, quindi dovevo andare a casa, torno a casa. Nella lettera che avevi, perché lui a quel tempo funzionava così a Costanzo Show, ogni tanto degli ospiti venivano presi perché mandavano delle lettere, lettere che in gran parte leggeva mio padre. Però. No, lettere che la redazione faceva una specie di selezione e poi le portava a una riunione con papà che era l'autore, diciamo, principale. E lui le leggeva e poi a sua volta faceva un'ulteriore selezione e diceva approfondite. Sì. Quindi la mia lettera, che non era una lettera, ma era un dialogo tra me e me, già lì c'era un po' di paraculaggine, secondo me, un po'. E di schizofrenia, forse. Probabilmente, però era più paracula, dicendo che fai, mi ricordo i primi due, tre, le prime frasi erano che fai, gli scrivo, a chi? Come a chi? Cioè era tutta una cosa da mezzo paraculo, diciamo. Poi quando mi chiamò Raffaella, te la ricordi Raffaella? Sì, Furno? E mi disse, sono del Costanzo Show, io tremavo, era un sabato mattina, c'erano pure mia nonna a casa che diceva, lei è il canale 5, che hai fatto? Niente. Mi ricordo il Sirio, il telefono Sirio, con la scritta SIP. Quindi ammazza, io, c'è proprio l'immagine. E te credi, quelli sono traumi, non è che... E io balbettavo con lei e lei mi fece delle domande a bruciapelo molto violente, no? Diceva, abbiamo letto questa lettera molto interessante di questo disagio, cioè comunque questa adolescenza, ha problemi di droga? E io ho detto, no. Ah, insomma, mi ha detto 3-4 luoghi come stereotipi, no? Di disagio, nel senso, ho detto no, però non riuscivo a parlare, mi ha detto, puoi venire in ufficio che ne parliamo meglio? E io andai in ufficio e parlai con Raffaella, che poi diventò una persona. E quindi l'approfondimento, poi mi chiamarono e mi dissero, sei stato invitato in trasmissione, quindi... E tu là però dicevi, in quella prima lettera non parlavi, non c'era niente che facesse pensare che volevi fare l'attore o... No, zero. Questo non me lo ricordo. Ma questo è durato per tanto. È durato tanto. Mi ricordo anche una domanda che mi fece Maurizio Costanzo su che vuoi fare da grande, io dissi, il giornalista, sto a fare l'università, forse voglio scrivere, cose così. Quindi come arriva? Come è successo? Per questo alla fine non lo so esattamente qual è stato il momento in cui è successo di farlo. Diciamo che io un giorno andai in trasmissione, c'era Ricky, Memphis, sì, che già era uno comunque per me, no, aveva fatto già 2 film, andava lì da un po', quindi era un attore. E continuo a credere che sia uno degli attori più bravi con cui io ho lavorato, lo dico perché è vero. E facciamogli un applauso. Sì.
anche se ci ho lavorato una volta sola, però lo ricordo come un animale da cinema vero. Cioè di quelli... Però non lo direbbe così tanto. No, ma non di me, lui di no, me. Di Ricky. Chi? No, invece ti dico che anche poi andando avanti, quindi conoscendo il mestiere, il ricordo di Ricky, di come lavorava Ricky su Palermo Milano, che era il film in questione, è ancora molto forte dentro di me. Vabbè, incontro Ricky e Ricky dopo c'aveva una cena con altra gente, attori, attrici, eccetera, e lì conobbi Vera, Gemma, e chiacchierammo un po', poi rimanemmo in contatto, diventammo amici e scrivemmo sto testo teatrale per l'Argo, che era un teatrino off, è ancora un teatro off a Trastevere, e nacque così. Mi ricordo ancora l'imbarazzo nel promuoverlo teatro, da Costanzo, era un perché era un cortocircuito, perché io quell'esperienza l'avevo comunque collocata come un'esperienza prettamente personale, no? Cioè di crescita personale, non professionale, sì. Quindi da lì... Vabbè. Comunque la cosa bella di papà, diciamolo, sì, è che io un giorno andai a casa di tuo padre a fargli leggere delle cose che avevo scritto e c'era questo qua, che vedete, vestito già così, ve lo volevo dire... Quindi no, per lui il tempo si è fermato, diciamolo. Mi sa peggio, mi ricordo. E stava traslocando sullo stesso pianerottolo, da casa dei suoi a una casetta sua, e noi ci conoscemmo lì, ma era il 92, cioè sì, tu non avevi fatto manco il disco. No, niente. Zero. Infatti te ti conosco prima di tutti quelli che stanno su questo palco. Sì. In realtà. Sì. E comunque io sono l'unico a cui non devi dei soldi. Mentre loro, io so che c'è gente che si è levata, vabbè, ma questo tanto il podcast può tagliare. Che strano. Arrivami a vedere queste foto, va. Vai. Dunque, la quarta, che è quella del locale, che non è una foto che ti ritrae, c'è sta un po' d'altra gente che face, più o meno i soci fondatori del locale, qualche avventore frequente, di cui però hai molto frequente avventore anche tu. Ma l'immagine, forse dopo, scusa, riallargo un attimo, te la ricordi del Casamatta Vendesi? Sì, sì. Quello credo che sia la mia prima occasione in cui ti ho visto recitare, a te, anche a Marco Giallini. Ma quello è lo spettacolo che facemmo al locale, che non era un locale, cioè un teatro, ed era uno spettacolo geniale scritto da quello D'Angelo. Da Angelo Orlando. Era veramente geniale, sì, veramente geniale. Parlava di attori. C'è qualcuno in questa sala che ha avuto la fortuna di vederlo? Stiamo parlando appunto di metà degli anni 90. No, tutta gente sana. No, c'è una mano là. Vabbè, quel lì non vale però, quella è mia madre. Ah, ma dai, per favore. Sempre a fare... Ecco da dove ho preso questo egocentrismo io. Ma che alzi la mano? Ma è ovvio che tu l'hai visto, no? Vabbè, però scusa, era più sbagliato che non l'alzasse, se ci pensi. Ma ti ettero per te, cioè. No, 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 ha fatto bene, bravo. Ma poi, in mezzo, ha capito, a tutta sta gente è l'unica, ma dai. Vabbè, era anche difficile, insomma, sia per questi di... Eh? All'Argo tu c'eri, pure lei, vero mamma c'eri? Scusa, perché sennò... Grazie, intanto. Quello è uno spettacolo grazie al quale Giallini venne notato da Marco Risi, e tirato sì, dentro quello. L'ultimo Capodanno, per mazzà, esempio. Marco era notevole anche lì, eh? Era fighissimo. Quindi sono tutti passaggi poi epocali. Ma c'è una traccia, scusate, sono cazzi nostri, ma esiste un documento di quel film? Io credo che ci sia una ripresa VHS la voglio. Fatta da qualcuno, perché poi ti ricordi c'era pure una VHS in campo. Ah sì, che, certo. Che perché noi riprendevamo, era uno spettacolo che parlava di teatro, entra al teatro, però faceva molto ridere, c'erano dei monologhi stupendi, sì, di Angelo. Vabbè, Angelo insomma è veramente un grande, anche se beh, sì, è un po' sparito. No, no, sta a Barcellona. Lo so, un po' sparito da qua. No, per non pagare le tasse è andato in Spagna, come fanno l'unico in tanti. Sì, sì, è una scelta personale di vita. Di quelli che si sono visti non è l'unico che è andato altrove. A riapri un po'. Vabbè, allora, queste pure le possiamo unire. La prima facciona là sotto è quel mare lì. Favignana. Sì. Favignana e Raffaele Vannoli. Raffaele Vannoli che ci unisce un po' a tanti, in tanti di noi siamo uniti da... Unisce a tanti, però diciamo che quelli che lui chiama socio siamo soprattutto io e te e qualche altro 3-4 forse. Ed è un punto di unione importante, Lele, personaggio abbastanza unico, che avete visto in 300 mille... film forse, sì. Lui ha fatto 3 volte i film che ho fatto io, diciamo, quindi...
Battetevi le mani. Battete perché se le merita. Personaggio abbastanza fuori dal comune. Però diciamo che se Lele con quella fisicità, mi piace parlare dei nostri amici, certo. Se Lele con quella fisicità fosse nato a Filadelfia, se avesse sopportato, diciamo, la lussuria e, diciamo, anche la cosa improbabile, non lo so, sarebbe diventato un Bela Lugosi sicuramente, certo. Cioè un caratterista clamoroso, eccetera eccetera. Invece è nato qua e c'ha amici come noi, quindi più di tanto. È rimasto poi alla fine unico nel suo genere comunque, rimane sempre qualcosa di... Ma l'avresti mai detto che andava a finire a vivere a Favignana? Ma guarda, personaggi così probabilmente tu aspetti, che poi tu la casa che lui ha comprato da un'asta faticosamente, ancora ce piagne. Io mi ricordo che all'asta è andato che sapeva che la pagavi pure te, cioè che la compravi insieme a lui e poi adesso, ti sei presentato, una cosa del genere. Adesso farmi passare per un Sola direi proprio di no. Bravo, cioè, non mi veniva la parola. No. Soprattutto agli amici queste cose non si fanno. No, allora, ipotizzavamo di steccare, visto che era molto difficile poi gestire questa casa. Però poi no, io ho comprato casa a Roma, quindi ho comprato casa. Non è che si potevo comprare le case così, Era la prima casa e ognuno ha fatto la sua scelta, diciamo. Senti un po'. Dimmi. Mi sono andato pure a spulciare cose sperando di trovare qualcosa che non sapevo. In realtà ce ne sono un po'. Ce ne sono anche altri che ci in qualche modo abbiamo in comune. A parte il fatto di avere in una di quelle foto, scusa, riallarga un attimo. Ma non possiamo lasciare fissa quella roba, no? Sempre questi tempi morti. No, sì, chiedo perché un po' come, la come gente è venuta ad ascoltare la musica. Ci sono due bambini che sono, uno è Ercole e uno è Oliver, cioè siamo i nostri due figli più piccoli. Sì. Ma entrambi abbiamo figli che hanno 11 anni più, di sì. più, giusto? Sì, io 14, tu un po' di più. No, tu 14 che? Figli, no scherzo, ha 14 anni il primo. Però la differenza è di 11, giusto? Da sì, non immagino difficile. Quanto possa interessare. Vabbè, proprio... è la stessa differenza che c'è tra il mio... E che cosa volevi dire, partendo da lì? A dove volevi arrivare, Daniele? Dimmi. Dal fatto che... Che non abbiamo figli e femmine, diciamo questo. No, che è molto diverso. Adesso non vogliamo fare una cosa sui padri. Però il fatto di ridiventare padre quando pensavi più o meno... Di essere morto. Di averla sfangata, volevo dire. Ricominciare da capo. Sì. Com'è stato? Guarda, lo sto sperimentando in questi anni. Poi puoi parlare liberamente, però. I bambini sono diversi tra loro, le mamme pure, anche, no, nel senso, anche tu sei diverso, no? Seconda, certo. Ecco, insomma, l'importante è non fare gli stessi errori. Fammi dire un po' di sani luoghi comuni. E l'importante è essere genitori dei propri figli e non viceversa. E è importante... volere bene col cuore e non fare pedagogia. Daniele, continua, è un gran bucio di culo, lo sappiamo. Ho preparato una cosa nel caso diventasse noiosa la che cos'è? Conversazione. Che cos'è? Te lo ricordi il Boeing? Io per un attimo ho pensato che era una cosa per impiccarsi. Ma quella era un'altra ipotesi. Vabbè. Comunque hai fatto una domanda molto difficile. È difficile. E io ho risposto in maniera semplicissima, quindi andiamo avanti. Questa ci poteva portare tranquillamente a fare un pezzo di figli, ma non è quello che faremo. Però possiamo parlare di Mattia, almeno certo, un minuto. Certo. Che non è una cosa tanto in comune, perché io purtroppo non ci ho avuto praticamente a che fare, l'ho conosciuto una volta sola. Però Mattia Torre è forse, lo dico io, poi dirà lui quello che pensa, uno dei più straordinari autori che abbiano battuto questo paese, nemmeno solo sta città. Però dimmi tu, anche perché... Che... No, tanto dimmi se è vero quello che so, cioè che il primo incontro è stato un po' particolare. Che sì. Cioè, a prima battuta avete litigato a bestia? Sì, poi io non litigo mai, nel senso sono uno che sfugge il conflitto perché o mi faccio proprio male oppure faccio finta di niente. Non riesco ad avere un conflitto, diciamo, civile, sì. Sai, quello da... Ecco. E invece lui no, era un maestro in quello, quindi sì, abbiamo discusso subito perché lui mi disse volevo farti leggere una cosa, io l'ho letto, ho detto guarda, mi aspettavo cose diverse, cosa scusa, perdonami,
Dico, no, non lo so, no, ma dimmi, spiega, sì, stai calmo, no, stai calmo te, cioè, è cominciata proprio così, come i grandi amori, diciamo. Poi io e Mattia abbiamo sempre discusso tanto, diciamo, discusso sempre, guarda, ogni volta, adesso più passa il tempo e più parlare di lui diventa difficile, paradossale, come se poi il tempo, anche se io st'altr'anno rifarò Migliore perché sono i 20 anni, che figo. Di Migliore, che figo per te che lo vieni a vedere, certo. Ma io mi massacrerò a rifarlo per l'ultima volta, credo, io a teatro, però più passa il tempo e più se ne parlo dico, ma come cazzo è possibile che, che, no, che capito, sì, ecco, sì. Tutto quello che immagini, quindi ti posso dire che in questi ultimi 4 anni quello che abbiamo cercato di fare noi, anche tra di noi, è sempre stare nei confronti di Mattia nella maniera più naturale possibile, no? Senza abbandonarsi a nostalgie, ma invece puntando, rilanciando sempre come lui poi faceva. Lui era un maestro del rilancio, anche quando era proprio alle corde in tante situazioni della vita, lui invece che di vabbè, dai, mo mi pio sta roba e poi mi passerà, no, comunque era proprio sempre, sempre rilanciante, che è una delle cose che ci ha insegnato di più, diciamo, a tutti. Lo fate un applauso forte a Mattia Torri. Ma chi c'è che sta a quel livello? Questa è pure una domanda, una curiosità vera che ti avrei chiesto pure non a microfono, ma se ti mette in difficoltà non rispondi, però no, se invece sto pensando, ti viene in mente, come se me lo chiedessi a cena, ma credo che qui la gente abbia anche fame. Io non lo so, perché poi non sono un tipo da, insomma, che frequenta il teatro come lo frequenta, che ne so, Aprea, per certo. esempio, che vede tante cose, eccetera. Ma ci sta gente che scrive. Io ho letto recentemente un romanzo di un'autrice che si chiama Veronica Raimo, per esempio, che mi ha ricordato molto Mattia, per la sagacia, l'arguzia di certi concetti, l'ironia, ma non a volerti far ridere, è più drammatica lei, però ho trovato quella roba là. Il libro si chiama Niente di vero. Mazza, ti ricordi pure i titoli così? Perché ho letto da poco, se no. No, perché ci ho pensato a sta cosa, capito? Ecco perché me la ricordo. Veronica, vero, capito? Sì, anche legato il titolo, ecco. Ma scusa, visto che prima dicevo domanda se fossimo a cena. Se fossimo a cena alla Sagra del Vino. Sì. De che? Dell'uva. La Sagra del Vino. Sì, vabbè, mi sono sbagliato. Ci sarebbe. Scusa, riapri un attimo. Quello lì, no? Questa cosa è insopportabile, ve lo dico, una cosa devastante, soprattutto a una certa età, dimmi. Vabbè, lì al centro c'è uno dei camerieri della Sagra dell'Uva, che però ha nome e cognome Alessandro Bonvissuto. Anche lui c'ha qualcosa per quello. Anche lui c'ha qualcosa di Mattia nella scrittura. Sì, è molto, ogni tanto è più sudamericano, no? Nel senso che c'ha un rapporto col pathos della, soprattutto che c'è una romanità molto forte che in scrittura non si vede, lo dico, però sì, è permeata da quella roba là, è vero. Lui è un personaggio incredibile, perché appunto è una delle persone per certi versi più dirette, più romanacce, con la faccia di uno che ha vissuto già di tutto, credo che si sia fatto pure un po' di carcere. Questo non, sì, lo so, sì. Non ne parlerei in pubblico. Ma comunque. Che te frega, ma lui ne parlerebbe con la stessa. Allora chiamalo. Oh, che te sei fatto un po' di, ma non si dice, no? Ma non lo so. A parte non lo so. Ha scritto un romanzo, il primo romanzo che si chiama Dentro, che era io dei quello dico. Che ma magari Caligari ha fatto Amore Tossico. Magari no. Caligari ragione. Ha fatto Amore Tossico, sì, non si è mai fatto una canna. Lo dovrei sapere, pure io ho scritto le cose che sembrano autobiografiche, ma non lo so. Strade di Francia, tu non ci sei mai andato in Francia, diciamolo. C'è vabbè, il Louvre, era un green screen, capito? I primi green screen. Comunque Sandro Bonvissuto è una gran penna, invece, insorprendente, è bellissimo come scrive. Cos'è che devi scegliere? Se scegli, queste sono quelle domande da intervista, però un po'. Sì, dimmi Daniele, dimmi. Sai che a me, qual è la tua canzone preferita? Ma se devi scegliere uno o due dei film che hai fatto. Ma non si fa così. Non si fa, eh? No. Non si fa così. Guarda, ne dico uno che per me vale per tutti, diciamo. No, vedi, non si può fare. Io pensavo avresti detto tipo tutti giù per terra, magari. Ecco, quello è uno. Sicuramente quello è uno. Allora mettiamo
tutti giù per terra, non pensarci di Zanasi. Mm. E per quello che ha significato per me quel film, perché poi da lì poi è venuto il mio, la prima cosa bella di Virzì. Bravo, sì, sono d'accordissimo. Tra l'altro, sentendo di parlare in toscano, incredibile, chi cazzo l'avrebbe detto? Lo so, è stata la mia unica interpretazione. Il resto vabbè, tutto. Una parola su C'è ancora domani, potremmo pure mettercelo in questa. Allora, intanto che ci fosse a bocca chiusa sul finale, io non lo sapevo. È vera questa cosa. Se no non l'avrei fatto. Però no, perché sembrava che gliel'avevo suggerito io, perché avevo fatto il video, sembrava un magna magna, quale è poi sto paese, è fatto di rapporti di questo tipo, no? Beh, comunque io sono felicissimo sì, per il risultato, ma non perché mi cambierà qualcosa, ma perché sono felice per Paola, per quanto ha rischiato, per quanto ci ha provato e ci è riuscita, e anche perché mo mi ha mandato un video stasera da Colonia. Sì, sta in Germania adesso. Dove c'è l'immagine di un, vabbè, c'è qualcuno pure che non l'ha visto, però insomma c'è una piccola scena senza parole, cioè basta uno sguardo verso una situazione e ridono tutti, pure i tedeschi, e quando ridono lontano da qua, certo, su un'intenzione, vuol dire che tu hai fatto quello che deve fare un film, cioè far ridere, emozionare, quello che deve fare. E il film di Paola è proprio, è il principio attivo. Sono d'accordo, sono d'accordo in tutto. Aggiungo, così proseguite l'applauso, che la tua interpretazione è strepitosa comunque, non è solo il film di Paola. No, lo è. Sarebbe stato molto bello che tu dicessi: aggiungo la tua interpretazione, vabbè, sarebbe stato bello. Sarebbe stato anche il modo in cui normalmente facciamo io e te, ma a chiusura di questo podcast volevo dire la verità. Beh, è davvero notevole. Signore e signori, Valerio Mastandrea. Grazie. Beccate sta sigla numero 2, va. Signori, un pensiero a questi musicisti che sono costretti a ripercorrere i 30 anni del suo collega tutti i giorni.